Uomo libero, sempre tu amerai il mare. Il mare è il tuo specchio. Tu miri nello svolgersi infinito delle sue onde la tua anima. Il tuo spirito non è abisso meno amaro. Ti compiaci a tuffarti entro la tua propria immagine. Tu l'abbracci con gli occhi e con le braccia, e il tuo cuore si distrae alle volte dal suo battito al rumore di questo lamento indomabile e selvaggio. Siete entrambi a un tempo tenebrosi e discreti. Uomo, nessuno ha mai misurato la profondità dei tuoi abissi. Mare, nessuno conosce le tue ricchezze segrete. Tanto siete gelosi di conservare il vostro mistero. E tuttavia, sono innumerevoli secoli che vi combattete senza pietà né rimorsi. Talmente amate la carneficina e la morte, eterni lottatori, fratelli implacabili.
espressa dalle opere atmosferiche di Salvatore Bartolomeo, artista internazionale che ha realizzato mostre all'estero e nelle maggiori città italiane, e che deve tutta la sua produzione artistica ad una ricerca e ad una sperimentazione che ha veramente durante tutto il suo periodo, diciamo, tutto il suo percorso artistico, ha fatto di questo il suo messaggio. E ha collaborato con enti per realizzazioni di scenografie teatrali, è riuscito a creare installazioni e performance artistiche dando nuova vita a siti archeologici desueti, ma diciamo che tutta la sua produzione artistica è davvero molteplice, nel senso che ha sperimentato moltissimo, e questa sera abbiamo l'opportunità di cogliere uno degli aspetti della sua sperimentazione, che è quella legata appunto all'uso dell'acquerello. L'acquerello al più potrebbe apparire come una tecnica abbastanza di approccio semplice, ma in realtà è molto complessa perché richiede una grande maestria, e diciamo che Salvatore fa dell'acquerello una cosa insolita, molto personale. Io li ho definiti antroposofici, questi acquerelli, perché lui riesce a davvero attraverso il suo modo a tirar fuori dall'interno, cioè da se stesso, no? Il suo animo e il suo cuore, e a realizzare delle composizioni che vogliono raggiungere uno spazio che non è confinato, diciamo, uno spazio illimitato, quasi infinito, tant'è vero che nella maggior parte dei soggetti delle rappresentazioni che noi vediamo, il soggetto principale della mostra è appunto il mare, i suoi racconti, ma questo mare lambisce il cielo creando un orizzonte. L'orizzonte a volte non è solo uno, ma sono molteplici. Perché? Perché questi orizzonti attraggono fortemente lo sguardo dello spettatore, quasi inglobandolo, no? Ed ognuno attraverso queste immagini riesce a vedere qualcosa che va al di là, no? del visibile. Quindi diciamo che l'artista in questo caso riesce a creare una realtà parallela a quella presente, e quindi la realtà che forse chi guarda riesce a identificare come la propria. E che dire, cioè, questa sera siamo qui veramente di fronte ad un godimento della bellezza, che è espressa in tutte le sue molteplici facce. E quindi buona visione a tutti, e basta così, perché non ho altro da dire. Salvatore, vuoi venire? Così mi piacerebbe che tu ci raccontassi qualcosa a proposito di questi lavori meravigliosi. Hai detto tu tante cose. No, io ho detto quello che riesco, allora, a percepire dal punto di vista proprio della sensibilità. Poco accenderemo le luci e quindi avremo modo di poterli osservare da vicino. È stato un momento di grande trasporto mio verso la natura, che ho voluto approfondire in tutti i modi, ma c'è stato un momento successivo che è coinciso con un mio invito ad una mostra in Irlanda presso l'Istituto Italiano di Cultura a Dublino, che mi ha consentito di muovermi lì intorno e di avere conoscenza di paesaggi, di straordinarie scenografie naturali che mi hanno poi permesso di andare ancora. Questi sono cominciati nel 1979-80. Nell'81 ho incontrato Elio Filippo Acrocca, che li ha visti e ne è rimasto affascinato e mi ha scritto una cosa molto molto bella. Poi sono andato avanti ancora per un poco e sono stato preso più dal teatro attraverso Alessandro Arrabito, un regista non molto noto ma molto bravo, livornese. Sono stato invitato
a Livorno per una rappresentazione teatrale e a Roma al Teatro Colosseo, rispettivamente con Piera degli Esposti e con Pamela Villoresi, a procedere per appunto le scenografie e le rappresentazioni teatrali, e per anni ho trascurato il mare. Successivamente, e quindi intorno al 93, 94, 97 e 98, sono stato più volte in Irlanda e quindi ho ripreso quello che avevo iniziato, ricominciando. Come vogliamo definire i racconti del mare? Li ho chiamati il mare e altri racconti, perché c'è altra natura intorno. Naturalmente con questa penombra non si vede assolutamente niente. Accenderemo tutte le luci. Secondo me gli altri racconti li ho interpretati come i racconti che ognuno, no, riesce a percepire guardando, osservando ognuno di questi, queste opere. Sono i racconti delle persone, i racconti che fanno parte della vita di chi guarda. Io credo che siano questi. Sì, certo. Secondo me è bello, certo, no? Questo, certo. Certamente. Vogliamo accendere le luci? Sì. No, aspetta, vorrei. Professor Gennaro Aceto vorrebbe. Gennaro. Vuoi dire tu una parola così al tuo amico Salvatore? Poche parole per chi? Una parola, perché intanto poi ha parlato molto bene, sì, un'altra Aceto. Abbiamo due Aceto. Siamo proprio l'Aceto. Siete sotto Aceto. Non siete. Siamo sotto Aceto, guarda. Allora. Non sono per lei. Io mi trovo un po' in imbarazzo quando parlo a parlare di pittura, perché confesso che tutta la mia, quello che posso dire nella cultura è, primo, di averti consigliato di usare invece della trementina per lavare i tuoi pennelli da chimico, naturalmente l'olio essenziale di limone, e scioglie benissimo profumato, le cose. No, non tossico. Quindi credo di aver detto, adesso mi sento anche un po' diciamo partecipe, almeno complice. La seconda cosa è, lui mi ha fatto le copertine di ben tre pubblicazioni. L'ultima ancora non si conosce. E ci sarà l'opera drammaturgica di Gennaro Aceto, tre volumi di 500 pagine cada uno. Che Dio mi perdoni. Che Dio mi perdoni. No, Perché la gente dice, ma che cavolo, qui si è dormito la notte. Non dormivo. Oh. Però ecco, io ho notato una cosa, questo l'ho notato, che quando qualcuno ha avuto per le mani questo libro, mi ha parlato della copertina. Un po' la cosa. Ti ho rubato la scena. Sì, un po', ho detto, guarda, un po', questi invece di parlarmi del libro, guarda la cosa. Quindi mi sono convinto. E il suo editore ha detto, la prossima pubblicazione, se non c'è l'autore della copertina, non te lo faccio. Ecco, Gennaro. Oh, il problema è questo. Però quello che ho capito, e non so se ho capito, che lui non è affascinato dalle persone, dai ritratti, dai particolari, è affascinato soprattutto da qualche cosa che nasconde, come il mare, un'anima, e lui riesce a cavarla da fuori quest'anima. Ecco, questo ti riconosco, perché per esempio io mi sono rivisto e sentito in sintonia quando mi ha fatto vedere le bozze delle copertine, e questa insomma è un'arte, non è facile, da queste cose che poi sembrano informali ma non lo sono, perché hanno un'anima, quindi sono formalissime, cioè formali nel senso che hanno un corpo, hanno una intenzione, questo posso dire. Grazie. Non dico altro. Grazie. Vieni, devo ringraziare anche te. Grazie a te, sono un bacino. Allora vogliamo accendere le luci così. Comunque per me sono delle voci sul mare.